Mi chiamo Daniele e suono il fagotto. Il fagotto è lo strumento più basso della famiglia dei fiati, sezione legni. Beh, a dire la verità, ne esiste un altro che ha l'estensione ancora più grave, ma è come una specie di fratello maggiore del fagotto, ed è il controfagotto. Viene suonato attraverso quest'ancia, che è un'ancia doppia, e sono praticamente due palette di bambù opportunamente preparate e poi giustapposte. Questo strumento è una specie di amplificatore, nel senso che trasforma le vibrazioni sonore che sono prodotte da quest'ancia. Mi spiego, facendo un breve esempio. L'aria, soffiata attraverso quest'ancia doppia, percorre tutto un tragitto, arrivando fino al suo terminale, che è la campana. E a seconda dei tipi di suoni che si vogliono produrre, l'aria può essere fatta uscire attraverso i vari fori che sono disposti sullo strumento. Alcuni che si possono aprire e chiudere mediante i polpastrelli, e altri invece per mezzo delle chiavi, che sono praticamente delle leve che consentono di aprire e chiudere dei fori dove la mano per estensione non può arrivare. Il pezzo che ora vi eseguirò è il solo per fagotto tratto dalla favola di Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev. Thank you.